Consigliere Grimaldi, ieri c'è stata una manifestazione proprio qui davanti al Consiglio regionale per quanto riguarda lo stato della psichiatria. Noi un po' che scriviamo su questa situazione. I CSM sembrano smantellati, la psichiatria, non c'è coordinamento tra la psichiatria medica e i servizi sociali, le famiglie sono lasciate abbandonate, senza assistenza psicologica. C'è un problema di giovani, soprattutto dopo il Covid, c'è un problema di stranieri che comunque avrebbero diritto per legge alle cure assistenziali continuative che soffrono di stress post-traumatico. Ma cosa? Il Piemonte è in una situazione, pare, molto complicata. Che cosa ci può dire? Ma di sicuro la pandemia ha fatto da detonatore a tante ingiustizie e disuguaglianze che erano già presenti. La psichiatria rischia di pagare lo scotto più grande. Basti pensare ai macronumeri. Fino a 2 anni fa quella missione, quel programma vedeva almeno 55 milioni di investimenti e risorse per questo settore, sono passate poi a 53 milioni, a 50 milioni, oggi vediamo su quei capitoli solo 45 milioni, quindi meno 10 milioni in pochissimo tempo. In più a tutto questo si lega tutto il tema delle non autosufficienze, che non sono solo psichiatriche, sono ovviamente anche disabilità molto gravi, sono ovviamente parte dell'invecchiamento della popolazione. Basti pensare che sono più di 11.000 persone quelle in lista d'attesa per un assegno di cura, e lì dentro finiscono anche tutti gli altri effetti dei tagli, dell'assenza di turnover di cui parliamo oggi, perché la psichiatria è dentro un contesto sanitario gravissimo in cui già oggi il diritto alla salute viene ovviamente messo a repentaglio da due cose. La pandemia ha ovviamente spostato le liste d'attesa, le allungate, addirittura ci sono migliaia di persone che aspettano fine dell'anno per avere una visita specialistica. Proprio per questo già oggi la situazione è drammatica, le liste d'attesa ci parlano di 8 mesi fino a un anno per avere queste visite, e ci sono 5.500 precari che oggi rischiano il posto di lavoro. Li abbiamo chiamati angeli fino allo scorso anno, oggi solo 1.000 di questi rischiano in qualche modo la stabilizzazione, ma che entra in conflitto con i pensionamenti. Pensate che le stabilizzazioni potrebbero pareggiare solo l'uscita di scena di altrettanti lavoratori. Quindi il vero disastro è alle porte, sia per la psichiatria, sia per le non autosufficienze, ma anche per la sanità piemontese. Ecco, lei ha parlato di meno 10 milioni, cioè di 10 milioni di tagli per quanto riguarda la psichiatria. Intanto però sono stati destinati aiuti alle associazioni che sono contro il controllo delle gravidanze, contro l'interruzione di gravidanza. Inoltre, ospedale unico ASL Eto 5, spezzettamento di Città della Salute, la continua negazione alle istanze della cittadinanza per quanto riguarda la riapertura del Maria Adelaide. Ma Cirio continua a dire che è un problema del governo che non fa sufficienti trasferimenti di fondi. Ma i programmi di questa regione sembrano contraddittori e destano molte perplessità. Che cosa ne pensa? In realtà questa è la strategia di Telecirio. Telecirio abbaia, spesso se la prende attraverso i giornali, spostando sempre l'oggetto del pensiero. Basti pensare che oggi verranno bocciati tutti i nostri emendamenti su Amazon, e fino all'altra settimana lui chiedeva appunto di aumentare le tasse. Quindi quando deve fare qualcosa lui, come il caso delle stabilizzazioni, c'è un decreto che si chiama Decreto Calabria, che potrebbe anche allargare le maglie appunto della spesa ASL per ASL, per almeno stabilizzare parte di questi precari o rinnovare almeno i contratti. Cirio cosa fa? Cirio non si assume le responsabilità e sposta sempre l'oggetto d'attenzione, in questo caso ieri verso il governo. Ma le responsabilità sono qua, e basta pensare che sul Maria Adelaide si potrebbero utilizzare le risorse sia del PNRR sia della 338 per fare parte della residenza universitaria, invece si fantastica su project financing come se il privato potesse fare quello che il pubblico non vuole fare. Ecco, un'ultima domanda. Questa giunta sembra avere le idee molto chiare per quanto riguarda la sanità privata. Noi abbiamo una spesa piuttosto alta di sanità privata rispetto alla media delle regioni.
Però, per esempio, le RSA denunciano di essere al collasso. Ma in realtà il disegno mi pare abbastanza chiaro: esplodono le liste d'attesa, chi se lo può permettere va verso il privato e così pian piano il pubblico si occupa solo delle cose o di emergenza, quelle più gravi, oppure delle operazioni complesse. Che cosa succede in questo quadro? Ci sono ospedali come quello di Settimo che pian piano vanno in default e il privato lì della Lombardia, dopo aver preso tutto l'ossigeno dalle visite specialistiche, oggi è pronto ad acquisire nuovi comparti anche della sanità pubblica. Grazie. Grazie a lei.